C'erano dei calzolai e poi c'era una settimana a famiglia, perché tante figlie, e c'era un banchetto così, si metteva in destra il calzolaio e andava. Ah, dice, buongiorno padrone, dove andava a lavorare. Sono venuto a fare la giornata, che mi fa mangiare oggi, fammi mangiare buono, che a casa mia non c'è niente. Non ti preoccupare, o me, ti farò mangiare bene. E sale, preparavano. Pasta asciutto, qualcosa di oh, che festa, e poi pagavo la giornata. Una lira, 2 lire, quel tutto felice, che aveva preso la lira e aveva mangiato bene, aveva passato il vino, perché era andata a fare la giornata, a fare le scarpe, tutta la famiglia, scarpe alte, scarpe pesanti da campagna, non si usavano le scarpe nei negozi, non si comprava niente, tutto fatto a mano. Tutto fatto a mano. E poi quando si tosavano le pecore, la lana veniva lavata, poi aperta, poi c'erano come una macchinetta, veniva filata e si facevano i fili di lana, si girava e uscivano questi fili. Con un piede così, loro che uscivano questi fili di lana. E con questi facevano maglioni, gonne, scialle che si coprivano. Non si usavano, comprare sciallo nei negozi, no, tutto fatto da loro, dalla lana delle loro pecore.